Dal Vangelo secondo Giovanni. La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei giudei, venne Gesù, stette in mezzo e disse loro: «Pace a voi». Detto questo, mostrò loro le mani e il fianco, e i discepoli gioirono al vedere il Signore. Gesù disse loro di nuovo: «Pace a voi. Come il Padre ha mandato me, anche io mando voi». Detto questo, soffiò e disse loro: «Ricevete lo Spirito Santo. A coloro a cui perdonerete i peccati saranno perdonati, a coloro a cui non perdonerete non saranno perdonati». Dalle parole di Papa Francesco. Andiamo dunque all'inizio della Chiesa, al giorno di Pentecoste. Guardiamo gli Apostoli. Tutti erano differenti. Gesù non li aveva cambiati, non li aveva uniformati, facendone dei modellini in serie. No, aveva lasciato le loro diversità e ora li unisce ungendoli di Spirito Santo. L'unione di loro diversi arriva con l'unzione. A Pentecoste gli Apostoli comprendono la forza unificatrice dello Spirito, la vedono coi loro occhi, quando tutti, pur parlando lingue diverse, formano un solo popolo, il popolo di Dio plasmato dallo Spirito che tesse l'unità con le nostre diversità, che dà armonia perché nello Spirito c'è armonia. Lui è armonia. Ripartiamo da qui. Guardiamo la Chiesa come fa lo Spirito, non come fa il mondo. Il mondo ci vede di destra e di sinistra, con questa ideologia, con quell'altra. Lo Spirito ci vede del Padre e di Gesù. Il mondo vede conservatori e progressisti. Lo Spirito vede figli di Dio. Lo sguardo mondano vede strutture da rendere più efficienti. Lo sguardo spirituale vede fratelli e sorelle mendicanti di misericordia. Lo Spirito ci ama e conosce il posto di ognuno nel tutto. Per Lui non siamo coriandoli portati dal vento, ma tessere insostituibile del suo mosaico. Vi auguro una buona e santa domenica di Pentecoste. Invochiamolo spesso, durante il giorno, non solo a Pentecoste, ma sempre, ogni giorno. Vieni Spirito Santo, e lo Spirito ci renderà, ci farà persone migliori. Dio vi benedica. Spirito Signore, a rinnovare la terra, manda il tuo Spirito Signore su di noi. Benedici Signore anima mia, Signore mio Dio, quanto sei grande. Tutto hai fatto con saggezza e amore per noi. Manda il tuo Spirito, Signore, a rinnovare la terra. Manda il tuo Spirito, Signore, su di noi. Manda il tuo Spirito, Creatore, faccia della terra. Grande Signore il tuo nome e le ore.
Signore su di noi. Voglio cantare finché ho vita, cantare al mio Dio finché esisto. Si è gradito il mio canto, la gioia che è in me. Manda il tuo spirito, Signore, a rinnovare la terra. Manda il tuo spirito, Signore, su di noi. Manda il tuo spirito, Signore.